Ora la parola al nostro prestigioso ospite, giudice della Corte Costituzionale Mario Rosario Morelli. Che dire, la mia parte napoletana mi farebbe dire: si vede che stiamo in mano all'arte. Complimenti ragazzi. Grazie. Grazie. Innanzitutto per la pulizia della scuola, mai visto una scuola così pulita, sembra un albergo a 4 stelle. Complimenti poi per il coinvolgimento nella legalità che vedo trasparire dal vostro bimbino, dalle parole del vostro rappresentante di classe, insomma siamo ad un livello avanzato. Poi non so se fare complimenti o rimproveri alla dottoressa Bambini che praticamente è... ha arato tutto il terreno, cioè ha detto tutto su quello che sono le funzioni dei giudici, proprio in una sintesi ottimale. E mi resta poco da dire, salvo poi rispondere alle vostre domande. Posso fare qualche piccola chiosa proprio all'incipit della dottoressa Bambini, che ha citato Calamandrei, e allora poi mi viene voglia di ricordare un'altra frase di Calamandrei che era rivolta proprio ai giovani, ai quali diceva: giovani, ricordatevi che dietro ogni articolo della Costituzione ci sono altri giovani, i morti di cui parlava nell'altra cosa, che hanno dato il sangue e la loro vita per scrivere sulla carta e lasciare questo messaggio di valori, di eguaglianza, di libertà, di solidarietà. Mi è capitato altre volte di invitare i ragazzi a leggere la Costituzione che non avevano letto, e la prima impressione è stata quella, questi ragazzi mi hanno detto: ma questa mica è la nostra Costituzione, questa è la Costituzione di un altro paese, da noi non c'è la solidarietà, ma c'è l'egoismo, non c'è l'eguaglianza, c'è la disuguaglianza, c'è la discriminazione. E no ragazzi, questa è la nostra carta costituzionale, questo è il paese che hanno disegnato per noi i nostri avi e dal quale ci dobbiamo sforzare. Soprattutto noi generazioni di mezzo abbiamo perso un po' qualche passaggio e abbiamo molte colpe, vi abbiamo fatto trovare qualcosa di meno felice rispetto a quello nel quale siamo vissuti noi, abbiamo perso un po' di passaggi, quindi spetta a voi ritornare a queste basi. La dottoressa Bambini ha detto 3 volte, mi sembra, che è la Costituzione più bella del mondo. Detto in una scuola artistica, ovviamente ha un significato che sul piano anche proprio della struttura lessicale e dei contenuti. Però ci sono delle ragioni anche tecniche, queste cercherò di, in 2 parole, di spiegarle da tecnico della struttura della Costituzione. Voi sapete... Dico, voi sapete, che immagino che sapete più cose di me, quindi ho una certa difficoltà ad avventurarmi nel darvi delle spiegazioni, che ci sono 2 modelli fondamentali di Costituzione, quelli in cui l'individuo è in funzione della collettività, si ritaglia dei diritti, ma gli servono per difendere il proprio orticello di fronte all'autorità dello Stato, alla collettività, e quelli invece in cui viceversa la collettività è in funzione dell'individuo. La nostra Costituzione è di questo secondo tipo, ma fa dei passi avanti, perché al centro pone non il cittadino, ma la persona, l'uomo, e come valore apicale, cioè il valore supremo nella scala dei valori, parlo anche agli alunni del classico, quindi nella scala, come dicono i filosofi, nella scala assiologica, il metavalore è la dignità della persona. La dignità della persona che appunto troviamo in quei 2 articoli che hanno citato i colleghi esplicitamente, l'articolo 3 si parla di dignità, ripeto, questo è il valore apicale in funzione del quale è scritta tutta la Costituzione e è praticamente descritto in maniera quasi da anatomia nell'articolo 2, perché la dignità della persona è la sintesi dei diritti inviolabili senza i quali la persona non ha la sua dignità, e della solidarietà, perché senza quei diritti la persona non ha una vita degna come tale, e non è la persona che la Costituzione vuole tutelare, ma anche senza la solidarietà non c'è dignità. Diceva
uno studioso del diritto tributario rivolgendosi agli evasori fiscali. Cioè, gli evasori fiscali non sono ladri perché trattengono del proprio, non rubano ad altri. Però nel momento in cui vengono meno alla solidarietà contributiva, sono cittadini non degni di essere tali. E questa è una riflessione che, diciamo, va meditata. Qual è la conseguenza di questa scelta del, lo dicevo anche stamattina a Perugia, ovviamente con altre parole, di questa scelta, questa graduatoria di valori? Noi troviamo che questi diritti inviolabili che troviamo elencati costituiscono, come dicevo, il valore primario. Sono poi contenuti in una norme che hanno un'ulteriore caratteristica, quella che il Costituente del 48 ha dato tutta la Costituzione, quella della rigidità, cioè sono contenuti in norme rigide che il legislatore ordinario non può toccare. E rispetto, diciamo, a questa rigidità c'è quella funzione che ha la Corte Costituzionale di eliminare le norme che invece rechino in tutto o in parte un vulnus a questi diritti inviolabili. Però c'è un'altra caratteristica a monte che mette in gioco non solo la Corte Costituzionale, ma mette in gioco i giudici comuni e tutti i cittadini, e cioè il fatto che queste norme, proprio per avere un contenuto assiologico primario e di essere contenute all'interno di disposizioni formalmente superiori a ogni altra, non tollerano di rimanere in uno stato di sospensione. Ci sono dei diritti rispetto ai quali il legislatore non è ancora intervenuto, o rispetto ai quali nella storia è intervenuto con ritardo. Bene, la prima caratteristica di questa, della nostra Costituzione, è la diretta applicazione di questi, delle norme che tutelano i diritti inviolabili della persona. Il primo esempio è stato quello della giusta retribuzione. I lavoratori si chiedevano, beh, è una norma programmatica, perché poi quando il legislatore stabilirà qual è la giusta retribuzione? I giudici subito hanno applicato, in attesa delle leggi, hanno scelto un parametro, quello dei contratti collettivi non erga omnes, e comunque, insomma, l'hanno applicato direttamente. Un altro esempio che facevo stamattina, che è molto significativo, nel periodo in cui la fecondazione in vitro non era disciplinata e per lungo tempo non è stata disciplinata, e i bambini che nascevano in un certo senso erano, non dico fuori legge, ma extra legge, non avevano diritti addirittura, e questa è la vicenda che poi ha provocato l'intervento dei giudici comuni, succedeva che i genitori, cioè il marito della coppia che aveva diciamo, avviato una pratica, quando il matrimonio si rompeva, arrivano i giudici per disconoscere il figlio, avvalendosi di quella norma del codice civile che consente al genitore che dimostri un proprio difettuccio, l'impotenza generandi, di non essere il padre. Ovviamente nel caso di fecondazione in vitro questo era in re ipsa, e quindi per molti anni è successo che questi bambini, diciamo, venuti al mondo con precauzioni in vitro, poi sono stati disconosciuti dai rispettivi genitori, finché un giudice non si è posto il problema della costituzionalità di quella norma del codice civile che consentiva questo. Come vi ha detto già la dottoressa Lopino, uno dei compiti della Corte è quello di sindacare la costituzionalità, e la via principale è quello dell'incidente di costituzionalità, quello cioè di andare davanti a un giudice ordinario il quale solleva la questione di costituzionalità. Beh, in quel caso cosa è successo? Che la Corte si è trovata di fronte a un problema di rilevante entità, e cioè quello di dover dire innanzitutto che quella norma non si applicava al caso concreto, perché è facile dire che una norma come quella è riferita alla procreazione naturale, rispetto alla quale è ovvio che il genitore deve dimostrare di non essere stato lui l'artefice della chiamata in vita di quel soggetto.
E quindi la prima risposta della Corte era che si trattava di una questione inammissibile, ma poi quella sentenza chiarisce che purtroppo non c'è, quella norma non si applica al caso di cui il giudice chiedeva spiegazioni, ma nessun'altra norma esisteva nell'ordinamento giuridico, per cui si trattava di un fenomeno, questo della venuta in vita di esseri viventi, extra legge, non disciplinata da soggetti che non avrebbero avuto diritti, verso i quali non c'erano doveri, un mondo di ignoti. Ebbene, la Corte in quella sentenza ha, colloquiando con i giudici, ha detto comunque ricordatevi giudici che le norme della Costituzione sulla dignità della persona sono direttamente applicative. I nati in un modo o nell'altro sono tutti persone, tutte hanno la dignità e quindi tutti i diritti. Diritti che, apro una parentesi, non sono solo quelli elencati nella Costituzione negli articoli seguenti, ma laddove l'articolo 2 dice che la Costituzione riconosce come inviolabili i diritti fondamentali, vuol dire, altrimenti quella norma sarebbe stata superflua, vuol dire che tutti i diritti che negli anni successivi, a partire dal dopo Costituzione, dopo 48, nella coscienza sociale sarebbero emersi con una forza omogenea, cioè si sarebbero dimostrati parimenti fondamentali per la persona, dovevano essere trattati allo stesso modo. Tra questi quindi diritti sono venuti fuori, si chiamano nuovi diritti, il diritto all'identità personale, il diritto all'identità genitoriale, il diritto all'oblio, il diritto alla serenità della famiglia e così via. E quindi è successo che il giudice, a partire da questo input, ha negato il disconoscimento in quanto atto contrario alla dignità della persona. E questo è, questa caratteristica delle norme costituzionali, questa forza contenutistica, chiama, come dicevo, in ballo i giudici ordinari prima ancora della Costituzione, perché il ruolo, e questo può essere utile perché immagino che tra di voi in futuro ci saranno più giudici ordinari che giudici costituzionali, il fatto che ci sono più posti in magistratura ovviamente che alla Corte Costituzionale. E dunque i giudici ordinari devono applicare direttamente le norme della Costituzione sui diritti inviolabili della Costituzione. Questo è il compito primario. E quindi è come dire che sia i giudici ordinari che i giudici costituzionali sono i medici che devono curare le malattie della legislazione, ma mentre i giudici comuni sono come il medico di base, possono già solo direttamente applicare e fare, come vi dirò, anche altro, la Corte Costituzionale è il chirurgo che deve intervenire solo quando si prospetta l'ipotesi estrema di una norma che deve essere cancellata. Allora quello è la competenza esclusiva sulla quale non c'è altro giudice che la Corte Costituzionale. Giudice, detto ancora tra parentesi, di cui molto si è discusso in sede costituente, perché alcuni costituenti erano dell'opinione che creare un organo che potesse cancellare una legge avrebbe creato un vulnus alla democrazia parlamentare. In effetti c'è un certo pericolo, e per questo la Corte è molto cauta nel procedere. E direi che in questi ultimi anni la funzione della Corte, più che nelle declaratorie di incostituzionalità in cui si cerca di andare sempre con i piedi di piombo e di fissare dei livelli di controllo della ragionevolezza in molti settori, il settore elettorale, il settore penale, si è stabilito di sindacare il legislatore solo quando le sue scelte sono manifestamente irragionevoli, non solo quando sono irragionevoli oppure sono scelte rispetto alle quali la Corte ne preferisca un'altra. Invece il compito parallelo è quello di attuare la Costituzione, come dicevo, anche in assenza di un intervento del legislatore che arriva a volte tardi, a volte arriva anche male, e quindi
come è successo poi nella legge sulla fecondazione assistita che ha dato luogo a moltissimi interventi. Quindi la Costituzione, ritornando a quella caratteristiche che la rendono bella ma la rendono anche efficace, oltre e quindi a quella funzione di limite per cui deve intervenire la Corte Costituzionale per cancellarla in tutto in parte quando il legislatore ha varcato il limite, c'ha questa funzione direttamente applicativa di tutto quello che riguarda la dignità della persona e i diritti fondamentali, quindi diretta applicazione, ripeto, che parte già a livello del giudice comune. Poi vi farò qualche esempio brevissimo, e ha una terza funzione, la funzione ermeneutica. Il giurista, a fianco a me vedo che c'è una giurista, sa che nel codice civile ci sono delle regole di ermeneutica, cioè le regole, la lettera, la ratio, il criterio sistematico in base ai quali si interpreta la legge. Beh, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, al di sopra di queste regole di ermeneutica ce n'è un'altra, e cioè è quella per cui quando una legge ha due significati possibili in base ai criteri di ermeneutica, il giudice ordinario già, quindi in partenza il medico di base, diciamo, deve scegliere la interpretazione costituzionalmente conforme e non andare dal chirurgo per far amputare la legge secondo l'interpretazione non conforme. Ricordo che la prima causa che mi è stata affidata come relatore in Corte di Cassazione, quindi la Corte di Cassazione è il giudice della interpretazione, era una causa sulle cure termali, in relazione alle quali la legge diceva che potevano essere concessi dei permessi ai lavoratori, ma non diceva se retribuiti o non retribuiti. Nei lavori parlamentari risultava anche che era stata fatta un'interrogazione al relatore, dice ma questi cure e questi permessi poi sono retribuiti, e il relatore aveva detto beh, se lo vedranno i giudici. E allora i giudici si erano divisi, in alcuni casi avevano ritenuto che fossero retributivi, in altri che non fossero retributivi, avevano sollevato la questione per il fatto che la mancanza della retribuzione avrebbe comportato una violazione o dell'articolo 36 rinunciando alla retribuzione o dell'articolo 38 per chi non volendo rinunciare alla retribuzione doveva rinunciare alla cura. Noi in Corte di Cassazione dicevamo semplicemente ci sono due interpretazioni possibili, una è conforme alla Costituzione, non c'è bisogno di andare alla Corte Costituzionale, accogliamo direttamente l'interpretazione conforme. E qui dico un altro particolare, la Cassazione che ha questo compito di dare la corretta e uniforme interpretazione produce anche quel fenomeno che si chiama diritto vivente. La Corte di Cassazione Costituzionale riconosce che la norma vive non più come scritta dal legislatore ordinario, ma così come è stata interpretata dal giudice che ha questo compito, dal giudice della nomofilia. E quindi la norma così come interpretata costituisce il diritto vivente. Quindi, ripeto, la bellezza di queste norme, le norme della prima parte, ovviamente, che hanno questa triplice funzione, questa funzione direttamente applicativa che coinvolge tutti, questa funzione ermeneutica che impegna alla base i giudici che fanno quello che alcuni criticano ma è il controllo diffuso di costituzionalità, e la funzione di limite. Chiudo con una marcord. Anni fa un giornalista molto celebre allora, Sandro Curzi, aveva deciso di fare una serie di trasmissioni che attraverso processi storici illuminavano certi periodi della storia, delle bellissime trasmissioni. Una di queste trasmissioni riguardava il processo Braibanti. Nessuno di voi giustamente si ricorda cos'è. È l'unico processo che si è svolto in Italia per il delitto di plagio, prima che la Corte Costituzionale dichiarasse questo delitto incostituzionale. Il delitto di plagio non è il delitto di chi copia il compito dell'altro o la reazione dell'altro, è di chi, nella formulazione che adesso fortunatamente non esiste più, di chi riduce mentalmente in schiavitù un altro soggetto facendogli fare cose che, diciamo, non sono proprie della volontà della gente ma di chi lo influenza. E
questo processo si concluse con la condanna di un filosofo che aveva avuto, diciamo, questa influenza negativa su un ragazzo che risultava dal, diciamo, dalle cronache del processo con tendenze omosessuali, con una certa labilità, così via. Beh, che cosa successe? Una collega della allora Pretura di Roma venne da me e mi disse: ma guarda, ci vuole questo problema perché quel ragazzo è venuto da me e vuole bloccare il processo perché ritiene che questo, questa programmazione gli sconvolga la vita, perché nessuno del, del suo ambito sociale, a partire dalla moglie, dai figli, i suoi colleghi di lavoro, ricordano questo antico passato. E dice: ma esiste un diritto all'oblio, cioè un diritto a che passato del tempo che ha coperto appunto di oblio certi fatti non siano riportati alla evidenza pubblica quando questo possa nuocere la dignità della persona? Con questa collega parlavamo per molto tempo e alla fine decidemmo, secondo noi giudici che interroghiamo la coscienza sociale, ci sembra che esista un tale diritto al rispetto della dignità della persona, perché è quella volta il ricorso fu accolto e quella trasmissione si concluse in un modo diverso. Ecco, io qui mi fermerei perché non vorrei andare troppo oltre, poi ripeto, già è stato detto tutto dai bambini, quindi aspetto le vostre domande sperando di avere anche le risposte. E ora, come da programma, le domande degli studenti. Oggi invece la società è costretta a scegliere tra salute e lavoro, tra sviluppo economico e rispetto dell'ambiente e del territorio. Come ritiene che il cittadino e anche la stessa Corte Costituzionale possano intervenire per sollecitare il legislatore ad emanare norme che obbligano i soggetti economici a dotarsi delle migliori tecnologie, che limitino l'inquinamento, le emissioni nocive, che assicurino il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia del territorio? Grazie. Domanda difficile, ma i compiti della Corte sono, ripeto, limitati, cioè deve venire all'esame della Corte una legge rispetto alla quale si ponga un quesito di costituzionalità e in quel caso la Corte ha, diciamo, più vie. O dichiara la legge incostituzionale e quindi sarà il legislatore a farne un'altra costituzionale, oppure se salva la legge magari fa un monito al legislatore perché faccia qualche intervento correttivo. E quindi, diciamo, il dialogo con il legislatore ha questi limiti, cioè l'intervento della Corte può essere operato. Poi c'è da tenere presente un altro profilo, che il diritto alla salute, come tutti i diritti, spesso viene in un rapporto di antagonismo con altri diritti e con altri valori. La domanda un po' riecheggia il caso dell'Ilva di Taranto. E in quel caso indubbiamente c'è un problema di vulnus alla salute, c'è però anche il coinvolgimento del diritto d'impresa, c'è il coinvolgimento del diritto al lavoro. Voi ricordate che quando i giudici hanno chiuso lo stabilimento dell'Ilva di Taranto, le imprese si sono stracciate le vesti per la perdita dell'appiglio imprenditoriale, gli abitanti che perdevano il lavoro hanno fatto le barricate. E in quel caso è venuto all'esame della Corte il provvedimento che disponeva la prosecuzione degli impianti di IVA che erano stati chiusi dal giudice ordinario. E il compito della Corte, il pane quotidiano della Corte in questi casi è il bilanciamento tra i valori di pari peso costituzionale
che vengono in conflitto, perché si dice nessun valore è tiranno rispetto agli altri. Cioè, se fosse il metavalore e la dignità della persona nel suo complesso, all'interno di questo metavalore c'è una serie di valori che devono coesistere. Se il valore supremo fosse la salute, noi dovremmo proibire il fumo, dovremmo proibire i viaggi in macchina, dovremmo proibire i viaggi in aereo, dovremmo vivere in una comunità dove a tutela della salute si rinuncia ad altre cose. In quel caso la legge superò il vaglio di costituzionalità, perché quel decreto che disponeva la continuazione però prevedeva delle misure di salvaguardia della salute, prevedeva dei controlli, fissava all'impresa un termine ristretto entro il quale avrebbe dovuto fare degli ammodernamenti e così via. E quindi sembrò alla Corte, è sembrato, mi sembra questa è una sentenza del 2013, che quella legge si poteva salvare sempre che l'impresa avesse poi ottemperato a quello che quel decreto prevedeva e poneva come condizioni per la prosecuzione. Poi voi sapete che ultimamente c'è stato un altro episodio per cui c'è stata la morte di un lavoratore per una fuga di gas, c'è stata un'altra chiusura, c'è stato un altro decreto e si è aperta un'altra vicenda abbastanza curiosa, perché poi mentre il decreto è venuto all'esame della Corte Costituzionale, il legislatore è intervenuto, ha abrogato il decreto con una, all'interno di un'altra legge di delega, ma poi ha rimesso in quella stessa legge una norma identica a quella abrogata, una specie di gioco delle tre carte, si direbbe a Napoli, cioè la norma che è andata alla Corte la tolgo di qui e poi la metto in un'altra legge che arriverà in seguito, eccetera. Questa vicenda poi verrà all'esame della Corte e sarà in qualche modo decisa. E, ripeto, questo può fare la Corte nel dialogo con il legislatore, controllare le leggi e appunto caducarle oppure salvarle con moniti e seguire l'attività seguente. Certo, il bilanciamento in certi casi è sempre complesso. Non vorrei fermarmi su un'unica domanda. Buonasera, sono Alessio Micizia, rappresentante della classe terzo D del liceo artistico. Vorrei sottoporre il seguente quesito. L'articolo 9 della Costituzione italiana recita: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della nazione. In quanto studenti del liceo artistico siamo particolarmente sensibili a questa tematica, poiché i beni culturali sono uno strumento indispensabile per la crescita della nostra società. L'Italia, infatti, è il paese che detiene il maggior numero di siti definiti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, con oltre 50 beni sia materiali che immateriali. Lei ritiene che lo Stato, insieme alle regioni, province, comuni ed altri enti ed istituzioni, apri la piena tutela e valorizzazione del nostro patrimonio artistico? Grazie. Farei rispondere a Gianni Morandi: si può fare di più senza essere eroi, molto di più si può fare, certamente. Qui non è compito della Corte Costituzionale, è compito delle regioni, delle province, degli senatori. In genere ci sono stati interventi, ma ovviamente non risolutivi, rispetto a norme che per semplificare procedure edilizie e cose del genere trascurano questi aspetti, e in questi casi la Corte interviene, ma in genere poi nel rapporto tra regioni e Stato c'è un aspetto distorsivo delle questioni, che è quello competenziale, per cui poi l'impugnazione delle leggi statali da parte delle regioni e viceversa delle leggi dello Stato da parte delle regioni è sempre sul quesito no, spetta a me, non spettava a te, e la questione si esaurisce poi su questo punto nel dire se spettava lo Stato o spettava la Regione. Quindi sicuramente sia lo Stato che le Regioni possono fare di più, l'Italia è nota, ha un tesoro, molto si è fatto, ma molto di più si deve fare soprattutto nel Meridione, che potrebbe vivere di arte e di turismo. Io ricordo che una volta che è venuta una
mia amica giovane dall'America ha fatto con me una passeggiata per via del Corso. Arrivati a Piazza del Popolo mi ha detto, dice Mario, ma per vedere tante chiese insieme in America dovrei fare 1000 chilometri. Dice, voi ce l'avete in un'unica strada. E questa è l'Italia. Buonasera, sono Giovanni Bussetti, un alunno della classe terzo B del liceo artistico. Vorrei sottoporle la seguente domanda. È ipotizzabile una questione di legittimità costituzionale della normativa che ha introdotto il numero chiuso per l'accesso all'università in quanto in apparente contrasto con i principi fissati dagli articoli 34 e 3 della Costituzione italiana? Grazie. Dunque, dal giudice costituzionale dovrei dire che diciamo, in questo ruolo non dovrei fare pronostici su nessuna legge, ma aspettare che venga e poi, appunto, come diceva l'amico Giuliano Amato, è nel fuoco del collegio che poi si informano le decisioni. Però purtroppo sul punto c'è, se ben ricordo, già una decisione del 99, io ero assistente alla Corte Costituzionale quando ci fu, mi sembra la 383 del 99, e nelle quali si è detto che questo diritto, come tutti i diritti pretensivi, quindi il diritto ad accedere all'università, richiede la predisposizione di mezzi ed è nel, così come anche il diritto alla salute, alla sanità, eccetera, è deve confrontarsi con la disponibilità dei mezzi e con l'adeguatezza. Per di più, già in quella sentenza, a quell'epoca, si diceva che, soprattutto per le professioni più nobili, l'Italia era vincolata da certi standard, dalle normative europee, in ragione del fatto che poi i laureati all'interno dell'Europa devono circolare, devono avere quindi uno standard omogeneo di qualità. E ciascuna università, per poter garantire questo standard di formazione, certamente non ha i mezzi limitati per avere a tutti e quindi ripeto che la questione che è già avvenuta in questi termini con riguardo a una legge che prevedeva appunto il numero chiuso, autorizzava il numero chiuso, è stata ritenuta non incostituzionale per queste ragioni di compatibilità. Questo è un discorso, ripeto, che vale per tutti i diritti. Tutti i diritti inviolabili hanno due aspetti, inviolabili nel senso che non possono essere aggrediti dall'esterno e quindi non viene tollerato la terra, ma questo è l'aspetto oppositivo. Quanto all'aspetto pretensivo, il diritto alla casa, il diritto all'ambiente salubre, è ovviamente qui il diritto, come dicono i giuristi, degrada interesse legittimo, cioè esiste nella misura in cui lo Stato ha la disponibilità anche finanziaria e la buona volontà, aggiungerei, per poterli garantire. Noi ci aspettiamo sempre di più e quindi vale quello che diceva Gianni Morandi. Solo i miracoli non si possono fare senza essere santi. Buonasera giudice, sono Anna Francesca Romani della classe terza D del liceo classico Tacito di Terni. Volevo chiederle, si sono mai verificati casi in cui è stato particolarmente difficile stabilire la legittimità costituzionale di una legge? Ed inoltre, qual è l'aspetto più difficile nell'esercitare le funzioni della Corte Costituzionale? Grazie. Forse la domanda più difficile sarebbe stata se ci sono stati casi nei quali sia facile fare, arrivare alla decisione. Dirò solo che tra pochi giorni sono relatore su una causa che riguarda la legittimità costituzionale del voto per corrispondenza all'estero. Pochi giorni prima delle elezioni, quindi puoi immaginare il disagio, no? Ma in genere tante decisioni sono difficoltose perché, come dicevo, il lavoro quotidiano della Corte molte volte è il bilanciamento dei valori, perché
i valori costituzionali, quindi i diritti, eccetera, non vengono mai, come diceva De Filippo, sfusi, ma vengono a pacchetti, insomma, e quindi bisogna cercare questo bilanciamento, nel senso che nel caso di più valori antagonisti, ognuno di questi valori ceda un pezzetto di sé che non pregiudichi la sua esistenza, ma sia indispensabile per garantire la coesistenza anche degli altri valori. Ci sono casi nei quali la Corte fa dei passi. Io, per esempio, posso ricordare, sempre con riguardo alla legge sulla fecondazione assistita, che mi è un po' come relatore mi ha perseguitato per anni, era quello se potessero accedere alla fecondazione assistita anche le coppie fertili, perché la legge prevede solo per le coppie non fertili, portatrici di malattie talmente, diciamo, gravi da poter trasmettersi anche. Diciamo, da un lato c'era chi propendeva quella, dall'altro c'era il pericolo dell'eugenetica, cioè questa diagnosi grembianti sugli embrioni che potesse consentire a queste coppie con queste portatrici di queste gravi malattie di evitare di portare alla luce dei figli gravemente handicappati. Alla fine, questa è stata una delle decisioni più dibattute, più divaricate, perché poi la divaricazione avviene quando all'interno di questi valori si inseriscono, oltre valori sociali e diciamo laici, anche valori religiosi, sacralità della vita, eccetera. E in quel caso, come ricorderà chi ha seguito la decisione, è stata aperta la decisione alle coppie fertili, giocando sulla contraddizione tra quel divieto e l'aborto. Cioè si è detto, non è ragionevole vietare una diagnosi per impianto per evitare che vada avanti un feto compromesso e poi consentire nella diagnosi prenatale di abortire, meglio diciamo evitare, meglio prevenire. Ma è stata una decisione difficilissima, perché la controindicazione ma quali malattie poi consentiranno alla coppia fertile di fare questo passo indietro? Magari anche l'altro legolino, allora si andrà verso l'eugenetica e quindi abbiamo messo dei paletti, solo malattie gravi. Invece, per esempio, in un altro caso, sempre la stessa legge è venuta al nostro esame, ancora per mia relazione, sulla diciamo vedotta incostituzionalità della norma, della legge 404, nella parte in cui non consentiva l'utilizzazione a fini scientifici degli embrioni ammalati non utilizzabili per la procreazione. Anche in quel caso, da un lato, diceva, questi embrioni restano congelati per un numero indefinito di anni fino a che non c'è la loro dissoluzione, non sarebbe meglio utilizzarli perché attraverso gli embrioni sono utilizzabili per curare l'Alzheimer, eccetera, altre cose. Dall'altro lato c'è la dignità dell'embrione, che non è una cosa ma è un principio della vita. In quel caso la Corte ha ritenuto che su una questione così divisiva, così eticamente pregnante, dovesse prima parlare, diciamo, la società civile e superare questa divisione e cercare di uniformarsi, e che fosse il legislatore, secondo il suo compito, a dover decidere se fare questo passo avanti o no. Anche perché in tutti i paesi del contesto europeo e anche extraeuropeo, in cui una soluzione più o meno aperta sull'utilizzabilità degli embrioni c'è stata, è stato sempre il legislatore a portarla avanti, non è stata mai la Corte Costituzionale. Quindi questo è uno di quegli esempi in cui la Corte si rende conto che deve avere un certo rispetto nei confronti del legislatore, che comunque in un paese democratico dovrebbe essere il primo organo ad essere il portavoce delle istanze della collettività. Sono Francesco Neri, studente della classe terza C del liceo classico Tacito di Terni, e le sottopongo la seguente questione.
Quali sono gli orientamenti e i criteri nelle sentenze della Corte Costituzionale che, andando a eliminare o modificare importanti parti di leggi come quella elettorale, creano de facto una nuova legge? Ma domande più facili, non ce le avete. Legge elettorale è un altro problema. Dunque, quali sono i criteri? Un criterio c'è. Anche in questo caso, come vi dicevo prima, nel rapporto con la legge, la Corte ha messo un paletto, una linea di confine. Il legislatore è libero di scegliere la legge elettorale che ritenga di scegliere, e il sindacato della Corte può intervenire solo nel momento e nella parte in cui la legge si dimostri manifestamente irragionevole. Questo è il criterio. Che cosa è successo? Che sulla legge che è venuta per prima all'esame della Corte, quella definita volgarmente ma universalmente Porcellum dal suo stesso autore, la Corte ha trovato un punto di manifesta irragionevolezza, oltre a un altro secondario, che era quello che nel rapporto tra i due valori che in questo caso vengono in conflitto, cioè il valore della rappresentatività, la legge elettorale deve consentire che si formi un Parlamento che rappresenti la collettività, e il principio invece della stabilità, quella legge nel dare un premio di maggioranza che consentisse la stabilità alla lista vincitrice, ma senza una soglia di sbarramento, un tetto, quindi che un premio di maggioranza che poteva essere dato a un vincitore con percentuali minime, sbilanciava il rapporto tra la stabilità e la rappresentatività che veniva penalizzata. E quindi poi è venuto l'Italia, il boom che rispetto all'altra censura era quella che nelle liste eccessivamente lunghe, dove non fosse consentito quantomeno una preferenza, non c'era nessuna possibilità di scelta dell'elettore. Poi è venuto l'Italicum, il quale ha posto riparo ad alcune incongruenze del Porcellum, però è caduto, secondo la Corte, nello stesso errore, cioè di penalizzare la rappresentatività, in quanto nel ballottaggio poi chi tra i vari componenti, che poi tra un paese diviso in tre tronconi competitivi, chi arrivava al secondo turno su una base di un 30% con un voto in più rispetto all'altro poteva guadagnare un premio di maggioranza totale. Anche in questo caso quindi veniva penalizzata eccessivamente la rappresentatività, per cui è rimasta quella legge, l'Italicum, che in realtà poteva funzionare, semplicemente però che è spunto quel profilo e quindi diventava una legge più rappresentativa. C'è stato poi però l'inconveniente che non dipendeva dalla Corte, ma dipendeva dal fatto che questa legge già era insieme a una riforma costituzionale che prevedeva l'abolizione del Senato, per cui l'Italicum era scritto solo per il Parlamento, per un paese nel quale si sarebbe dovuto eleggere solo il Parlamento. Per cui dopo la sentenza della Corte è uscita fuori una sentenza che, sia pure con un eccesso forse di proporzionalità, consentiva di eleggere il Parlamento, mentre il Senato sarebbe stato eletto con la legge precedente. È intervenuta questa ultima legge, Rosatellum, questa volta dal nome del proponente, non si sa se poi verrà anche questa all'esame della Corte. E una cosa che rispetto all'intervento del precedente è opportuno chiarire, molti si sono chiesti ma com'è che dopo la dichiarazione di incostituzionalità del Porcellum poi il Parlamento ha continuato a funzionare come se niente fosse. E come voi sapete le sentenze della Corte sono normalmente retroattive, cioè una volta che individuano un vizio di origine della legge, la fanno decadere, la espungono dall'ordinamento, come si dice in gergo latino, ex tunc, cioè dal momento stesso. Però in alcuni casi
c'è un bilanciamento di valori che la Corte fa, come si suol dire, in uscita. Cioè il valore della legalità vorrebbe che la legge fosse cancellata ex tunc, ma ci sono altri valori che si oppongono a questa scelta, il valore della continuità istituzionale. E allora in questo caso la norma viene dichiarata incostituzionale, ma è un'incostituzionale che ha effetti riferiti, va? Per la prossima volta, per adesso si va avanti. La stessa cosa è successa, cioè una cosa analoga è successa con una legge che paradossalmente penalizzava i petrolieri con una tassa che andava al di là della capacità contributiva, si chiamava la Robin Tax. Robin perché come Robin Hood toglieva ai ricchi per dare ai poveri, però aveva un vizio perché faceva gravare questo tributo non sui ricavi soltanto, ma anche sul patrimonio che era qualcosa di diverso, ma senza andare sul tecnicismo. In quel caso la Corte ha ritenuto che quella legge fosse incostituzionale dall'inizio, ma ha anche ritenuto che fare retroagire la propria pronuncia avrebbe significato far cadere sulle spalle dei cittadini il peso di uno sforamento di bilancio che avrebbe richiesto nuove tasse per poter mantenere l'equilibrio di bilancio, che adesso è un altro valore che l'Europa ci ha imposto di inserire nella Costituzione. Per cui in quel caso il bilanciamento, diciamo così, in uscita, in quel caso l'effetto della sentenza non è stato differito al futuro, ma è stato fatto decorrere ex nunc, cioè dal momento della pronuncia, quindi vale per il futuro ma non per il passato. Quindi nulla è stato restituito per gli anni precedenti a quei petrolieri. E a quel punto i processualisti però si sono interrogati e dice: ma allora hanno sollevato la questione, hanno vinto e non ne beneficiano. E qui si apre un altro dibattito sul fatto che l'accesso alla Corte è l'accesso che serve a valutare appunto la costituzionalità delle leggi in una prospettiva di diciamo di impatto della legge sulla generalità dei soggetti. Chi solleva la questione fa il lavoro per gli altri, ma non è detto che debba avere una diretta soddisfazione da quella sentenza. Può accadere anche questo, che si sollevi la questione fondata ma non se ne abbia un beneficio diretto. Si fa un lavoro per gli altri, anche questo è solidarietà istituzionale. Buonasera, sono Giorgia Tazza della classe quinta D del liceo classico d'Acido di Terni e vorrei esporre la seguente domanda. Qual è il rapporto tra la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana e quello delle altre corti europee? Ah, finalmente una domanda facile. Beh, voi sapete che ci sono due corti principali, una sta a Strasburgo e l'altra a Lussemburgo. Le sentenze, ma anche le norme della Corte Europea sono direttamente applicative, questo è stato deciso a partire dalla sentenza dell'84, e quindi il rapporto tra le norme dell'Unione Europea e le nostre norme è un rapporto, diciamo così, di competenza, cioè nelle materie in cui interviene l'Unione Europea lo Stato riconosce che direttamente si applicano le norme. Se c'è una norma nazionale di contenuto contrario, quella norma si ritrae, cioè non si applica, semplicemente non è che viene dichiarata illegittima, perché deve lasciare spazio al principio diciamo della pluralità degli ordinamenti giuridici, come coesistono l'ordinamento religioso, l'ordinamento sportivo, l'ordinamento giuridico, così coesistono questi ordinamenti. Diverso è il problema della Corte Europea dei diritti dell'uomo, le cui norme non sono direttamente applicative, ma possono valere come, si dice in gergo tecnico, come norma interposta, nel senso che poiché l'articolo 117 della Costituzione impone l'osservanza delle norme convenzionali, violare una norma della Convenzione Europea significa violare il nostro, e quindi articolo 117. Qual è poi questo è uno dei rapporti, diciamo, che si pongono sul piano usuale, però può succedere a volte che, ed è successo a
altre volte mi è capitato anche un caso con delle pensioni svizzere, che sulla stessa legge la Corte europea riconosca che è stato violato un diritto e lo Stato italiano non si adegui alla decisione della Corte europea. Vi faccio l'esempio, appunto, dicevo, le pensioni svizzere, che cosa è successo a un certo punto? Che lavoratori che per molti anni hanno lavorato in Svizzera, dove pagavano sostanzialmente la metà dei contributi che a parità di retribuzione paga un lavoratore italiano, a un certo punto, in base a una legge e un accordo convenzionale, hanno trasferito i loro contributi dalla Svizzera all'INPS. Al momento della pensione, questi lavoratori pretendevano una pensione retributiva, perché allora c'era il principio retributivo, pari a quella dei lavoratori italiani di pari reddito. L'INPS invece riteneva che dovesse essere proporzionati alla metà dei contributi che avevano fosse. La cosa è andata per le lunghe finché, mentre pendevano giudizi sull'interpretazione della legge pensione retributiva, che ovviamente non aveva una norma specifica sul punto, è intervenuta una legge retroattiva dello Stato, e poi ha detto no, la legge cioè, si interpreta nel senso che c'è cioè nel senso dell'INPS. C'è un principio nella Corte di Strasburgo, ma anche nel nostro ordinamento giuridico, che l'intervento del legislatore con una norma retroattiva che incide e orienta il risultato di giudizi in corso che prima dell'intervento retroattivo avrebbero avuto un'altra diciamo, soluzione, va contro un principio di affidamento e contro un principio del giusto processo. Andate alla Corte di Strasburgo, la CEDU ha ritenuto che quella legge violasse il principio del giusto processo. Che cosa è successo? Che la Corte di Cassazione ha rimesso la questione di costituzionalità di quella legge interpretativa alla Corte Costituzionale sul presupposto che violando la norma del giusto processo violasse anche l'articolo 117. In quel caso la Corte ha fatto questo ragionamento, quindi ha chiarito la differenza. La Corte di Strasburgo non giudica la legge in sé, ma giudica il caso singolo e vede se nel caso singolo la legge ha violato un diritto del lavoratore, ma non fa il bilanciamento di tutti i valori in gioco. E quindi se ritiene che quella legge per un certo profilo abbia leso un diritto dei possibili diritti in gioco, condanna lo Stato a pagare un certo indennizzo. La Corte ha detto va bene, però noi Corte Costituzionale che dobbiamo valutare non il caso singolo, ma la legge nella sua generalità, riconosciamo che effettivamente questa legge lede il principio del giusto processo, però contemporaneamente risponde a un principio di eguaglianza, a un principio di solidarietà, per cui dovendo noi corte fare a differenza della Corte europea il bilanciamento, riteniamo che quella legge, ancorché bollata dalla Corte europea sotto quel profilo specifico, ma nell'ottica del lavoro che deve fare la Corte Costituzionale, e invece non possa essere considerata incostituzionale, e quindi quella legge è rimasta in vigore. E questo vi dà un po' il trend, il segno della differenza di come operano le due corti. Grazie. Giudice, buonasera. Mi presento, sono Liliana Pagge, studentessa di 4 anni del liceo classico. Tutti classico, sì. Lei nel suo discorso iniziale ha citato l'articolo 2 della Costituzione. Io vorrei allacciarmi al suo intervento per porre un quesito. Vorrei chiederle gentilmente di spiegarci come si concilia il diritto alla vita, che ricordiamo è programmato in modo molto solenne nell'articolo 2 della Costituzione, nonché in tutte le carte nazionali, con le nuove normative sul testamento biologico.
interessante. Anche in questo caso devo girare alla larga, perché sarà una legge che verrà probabilmente all'esame della Corte, e quindi non è che possiamo per correttezza ciascuno di noi anticipare valutazioni o giudizi. Certo, il diritto alla vita nella Costituzione è sicuramente un valore primario, è diciamo il padre di tutti i diritti, perché è ovviamente la dignità della persona presuppone un essere vivente, e un corollario di questo è la prova di non la cartina di tornasole, è che non è prevista la pena di morte proprio perché nemmeno lo Stato può togliere la vita ad un soggetto. Però poi esistono altri valori, quindi si tratterà di fare il bilanciamento, si tratterà di vedere se tra i nuovi diritti esiste anche il diritto alla buona morte, oppure se esiste il dovere di vivere quando il soggetto non ne ha più, se diciamo il diritto di rifiutare delle cure quando queste non siano prescritte dalla legge, per il caso dei vaccini, si estenda anche a questo caso. E questa è una questione che indubbiamente verrà all'esame della Corte, e sarà una di quelle, diciamo, questo è agevole presagirlo, non di facile soluzione. Però come voi sapete le cose vanno avanti, sapete che c'è stata una sentenza della Corte di Appello di Milano che è andata avanti, ha assolto il radicale Marco Cappato per quei reati di istigazione al suicidio nei confronti del povero DJ Fabo. E, come avrete sentito, la Corte di Appello di Milano ha fatto un doppio provvedimento, ha assolto l'imputato dall'istigazione al suicidio perché ha ritenuto provato che la volontà di suicidarsi fosse maturata autonomamente nel DJ e non fosse stata agevolata. Però di fronte al reato di agevolazione, non di istigazione del suicidio, invece di fare, come avrebbe forse anche potuto fare, un'interpretazione costituzionalmente orientata della legge, ha preferito sollevare la questione di costituzionalità che verrà alla Corte Costituzionale. Mi pare di capire dalla sintesi che il quesito in soldoni che pone alla Corte il giudice sia questo: se un soggetto, diciamo, in gravissime condizioni, malato terminale, diciamo, non ha altro da aspettarsi che ulteriori sofferenze per gli ultimi giorni della vita, ma che sia in grado ancora di muoversi, può aprire la finestra e gettarsi dal balcone, perché il soggetto parimenti ammalato, gravemente ammalato, che però non ha la deambulazione, non può chiedere aiuto per essere portato sulla soglia del balcone? Sono interrogativi drammatici, e questo è il lavoro quotidiano che purtroppo arriva alla Corte, che divaria, ed è giusto in quel caso, come diceva l'amico Giuliano Amato, verificare come ha fatto bene il Costituente a non affidare questo compito di controllo di attuazione, che non è solo di violazione della Costituzione, ma ripeto, di attuazione della Costituzione, ad un organo esclusivamente tecnico come la Corte Suprema di Cassazione, perché quando si va in Camera di Consiglio il giurista dice la sua dal punto di vista tecnico, ma poi il politico apre delle altre finestre, il professore, diciamo, di Paglia dà un'altra opinione, e quindi si riesce, diciamo, ad avere più voci della società civile, e questo può in qualche modo aiutare decisioni che comunque spesso, diciamo, non sono totalmente soddisfattive, perché quando incidono su materie divisive la divisione resta all'interno di valori confliggenti, insomma, tra una società che è in parte laica, in parte cattolica e in parte, diciamo, aperta ad altre religioni, i contrasti sono enormi. Buonasera, sono Benedetta D'Altamelli della classe 4D del liceo classico.
vorrei porle l'ultima domanda. Perché la Corte Costituzionale entra in vigore 7 anni dopo essere stata approvata? Grazie. Non è stato facile. Innanzitutto, già la genesi, come vi dicevo, di questa Corte Costituzionale è stata molto dibattuta sul se crearla o meno, perché a chi aveva proposto di creare una Corte Costituzionale era opposto, come vi dicevo, ma una Corte che va a cancellare le leggi che fa il Parlamento ci sembra un attentato alla dignità del Parlamento. Superata questa obiezione, dice, ma in altri paesi le corti ci sono, e allora il Costituente ha cercato di informarsi e ha preso in esame, attraverso gli studiosi che lo aiutavano, i due modelli, quello americano e quello austriaco. Uno è un modello, due modelli che è tutto diversi, uno di accesso diretto, quello austriaco, con efficacia in Congress, ma si diceva accesso diretto, cioè creiamo una terza camera. L'altro, il modello americano in soldoni, è un controllo incidentale che fa il giudice processo per processo, ma non erga omnes, cioè la questione rimane nel caso singolo che poi può essere richiamato come precedente, eccetera. Allora il legislatore ha tentato di fondere, come sapete, c'è un'impugnazione in via principale che fa lo Stato contro le leggi regionali, le regioni contro le leggi regionali a termini di 30-60 giorni e finisce lì, e quello è un modello di impugnazione diretta. C'è l'impugnazione invece incidentale che può fare solo il giudice su sollecitazione della parte del processo, quando, in che casi, con che modalità. E allora, ci sono avute altre leggi per mettere a fuoco questi presupposti, c'è stata, sembra che lei l'ha già ricordato, la legge costituzionale del 48, la legge costituzionale del 53, la legge ordinaria del 53. Dopodiché, fissati tutti gli schemi operativi, i regolamenti, anche quello che riguardava l'autonomia dei giudici della Corte, le modalità di elezioni, eccetera, poi si è dovuto trovare il palazzo, si sono dovute formare gli organici. All'inizio erano tutti i carabinieri distaccati ed è stata la prima ottima formazione della Corte. E si sono dovute creare altre cose, studiare, vedere quale modello di tonaca, non so, un robone antico, non so da dove è stato copiato. Insomma, è stato studiato tutto nei dettagli e ci si hanno messo un po' di tempo. D'altro canto, la legge di cui voi parlate nell'ultima domanda, quella sul testamento biologico, risale a un disegno di 8-9 anni fa, quindi i tempi del legislatore non sono, diciamo, tempi velocissimi. Questa è la ragione per cui la Corte è entrata in... E vi posso ricordare che l'inizio, la prima sentenza della Corte è stata abbastanza, diciamo, particolare, perché il problema che allora si poneva, ma questa Corte potrà dichiarare l'incostituzionalità solo di leggi future per contrasto con questa Costituzione, o anche di leggi precostituzionali che sono diventate incostituzionali. E allora che successe? Che alcuni soggetti particolari, che poi sono diventati famosi, cioè un giovane pretore che era il pretore di Caponnetto, che poi avrebbe fatto grandi cose in Sicilia, e gli avvocati Mortati, Crisafulli, Giannini, sarebbero tutti diventati principi del cuore, organizzarono una, diciamo, un giudizio emulativo virtuale, cioè chiesero ad alcuni lavoratori che si prestarono al gioco di andare a diffondere dei volantini senza autorizzazione di pubblica sicurezza. Portati davanti al pretore per la violazione delle norme di pubblica sicurezza, il pretore solleva la questione di costituzionalità. In quel caso, con la sentenza numero 1, la Corte dichiarò l'incostituzionalità di quella legge di pubblica sicurezza, stabilendo il principio che si potevano dichiarare incostituzionali tutte anche le leggi precedenti che fossero entrate.
con la Costituzione. E posso aggiungere che nella mia esperienza di giudice non solo le leggi, diciamo del periodo fascista, le leggi di Berticide, ma tutto il codice civile ha dovuto essere revisionato alla luce della Costituzione, perché nel codice civile non c'è la dignità della persona come valore, c'è la tutela della forza lavoro, c'è la tutela del patrimonio, la tutela del proprietario, ma non c'è la tutela della dignità della persona. Quindi abbiamo dovuto rivisitare tante norme, e una di queste, tanto per chiudere, vi dico, è esemplare, è la norma sulla responsabilità civile. Pensate che adesso siamo arrivati ad affermare, e mi piace di essere stato, diciamo, il pioniere di questa affermazione in Cassazione, che la violazione di qualsiasi diritto fondamentale della persona procura un danno che noi abbiamo qualificato esistenziale, perché è un attentato alla dignità della persona, un danno che va risarcito in quanto tale. La norma del codice civile da cui si è partiti è una norma che riteneva che potesse essere risarcito solo il danno da violazione di un diritto reale, cioè un diritto di proprietà sulla cosa, quando questa violazione avesse provocato un danno patrimoniale. E nessuno di voi ricorderà, perché vedo tutti di qualche anno più giovani del sottoscritto, che quando successe la tragedia di Superga, cioè la squadra, la mitica squadra del Torino, c'era il padre di Mazzola ad esempio, perì in un rogo tragico a Superga per colpa del pilota dell'Alitalia, e la squadra del Torino Calcio fece causa alla compagnia di bandiera, la domanda fu respinta, perché la società non aveva nei confronti dei calciatori ovviamente un diritto di proprietà, ma solo un diritto di credito, e il diritto di credito non era risarcibile. Poi si è fatto un altro passo avanti nei casi in cui era violato il diritto alla salute di un lavoratore, dal quale però altre norme assicuravano il mantenimento dello stipendio, quindi che non aveva un danno materiale, e anche questo era un altro limite. Tutti questi limiti sono stati superati dichiarandoli nella norma del codice civile, quindi ritenendo che quando si viola un diritto fondamentale c'è un risarcimento, perché una norma non può essere applicabile come quella costituzionale, non può essere una norma minus quam perfetta, si può violare un diritto, poi a secondo che c'è una ricaduta patrimoniale c'è un risarcimento meno, ci deve essere sempre una risposta dell'ordinamento. Poi congiungimento di questa principio di tutela dei diritti fondamentali che non possono essere violati senza risposta, con l'altro principio del dovere di solidarietà, ci sono state le ultime sentenze della Corte Suprema, le quali hanno detto che c'è un limite, una soglia di tolleranza all'interno della quale chi ha un vulnus a proprio diritto fondamentale, per un principio di solidarietà, se il vulnus è minimo se lo può ottenere, insomma, per un principio di sana convivenza. Quindi un limite, perché poi vi chiudo questa domanda con una battuta: quando è entrato in circolo il concetto del danno esistenziale, che la Cassazione aveva ben chiarito essere un danno delle violazioni di diritti fondamentali, si è scatenata la dottrina e detto no, ma non solo i diritti fondamentali, anche qualsiasi interesse della persona. Allora i giudici di pace, che sono un po' più più spinti, in alcuni casi hanno riconosciuto danni esistenziali per cose futili. Quello che mi piace di ricordare è il giudice di pace di Napoli, che nell'anno in cui Napoli dovette giocare in Serie B riconobbe nella misura fissa in una class action di 1.000 euro il danno esistenziale a tutti i napoletani che avevano vissuto un anno dovendo andare a vedere partite con la Scapatese invece con la Juventus. Ovviamente un eccesso, ma per dire che il diritto va avanti per modi sussultori, a volte fa troppi passi avanti, poi fa qualche punto indietro. Allora, gli studenti Ufo Maria Virginia, Castonmaia e Bartolone Alessio offrono un ricordo al giudice.
Grazie.